Polstrada, seminario 20 anni di Icaro, risultati e nuove prospettive. Nell'ambito del progetto Icaro 2020, la sezione di Polizia Stradale di Siracusa, unitamente all'Ufficio Scolastico Provinciale, ha organizzato 3 conferenze tematiche, alle quali partecipano in veste di relatori esponenti qualificati del mondo universitario provenienti dalla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Firenze e di Genova e ricercatori dell'Istituto Superiore di Sanità di Roma. Specificatamente stamattina alle 9 presso l'auditorium del liceo Einaudi di Siracusa si è tenuto il seminario dal titolo 20 anni di Icaro, risultati e nuove prospettive, al quale sono stati invitati i dirigenti scolastici e referenti per l'educazione alla legalità, alla sicurezza stradale e alla salute degli istituti scolastici della provincia di Siracusa. Poi nel pomeriggio alle 15 presso la sala conferenza di Confindustria Siracusa il progetto Chirone, rivolto al personale che svolge servizi operativi di polizia stradale nelle province di Siracusa, Catania, Messina, Ragusa ed Enna, nonché al personale medico della AIDM dell'Ordine dei Medici di Siracusa al fine di migliorare l'approccio con le vittime di incidenti stradali. Domani alle 9.30, sempre presso la sala conferenza di Confindustria Siracusa, si terrà la conferenza sul progetto Blue Smart, riservata agli studenti degli istituti secondari superiori di Siracusa, finalizzato ad approfondire i temi legati alle nuove tecnologie di sicurezza installate a bordo dei veicoli di nuova generazione. È importante ed è interessante perché il 2019 non è stato un grande anno quanto ad infortunistica stradale, lo dico in termini negativi, e quindi occorre rimboccarsi le maniche, occorre dopo lo shock rimettersi a lavorare come prima e meglio di prima. La dimostrazione della presenza di tutte le scuole della provincia di Siracusa qui all'Einaudi è testimonianza di voglia di fare qualcosa di positivo e soprattutto di formarci ed informarci per affrontare meglio i temi legati alla legalità e quindi anche alla sicurezza stradale. Le conferenze si svilupperanno oggi con i dirigenti scolastici e referenti per l'educazione alla salute, alla legalità e alla sicurezza stradale di tutte le scuole. Nel pomeriggio replichiamo per gli operatori di polizia stradale non solo della provincia di Siracusa ma delle 5 province della Sicilia orientale, e domani col progetto Icaro ma anche il nuovo neonato progetto Blue Smart saremo vicino ai ragazzi di 5 scuole selezionate che hanno dato la loro adesione per far capire loro l'importanza del rispetto delle regole ma soprattutto per chiedere loro un'attività di formazione invertita. I ragazzi sono dei nativi digitali, cercheremo di formarli su nuovi strumenti di sicurezza attivi installati a bordo dei veicoli per fare questa volta la loro parte e fare loro da formatori nei confronti degli adulti.